Nella mattinata di giovedì 5 ottobre, presso la Pinacoteca Comunale Felice Barucco di Valperga, presentato il progetto Belmonte, un sacro monte aperto al mondo, proposto dall'Associazione Teatro e Società di Torino e dall'Ente di Gestione dei Sacri Monti, con lo scopo di rafforzare il legame della comunità locale con il sacro monte e farlo vivere attraverso una manifestazione espressiva artistica. L'iniziativa, promossa anche dall'Unione Montana Val Gallenca, è sostenuta dalla Compagnia di San Paolo nell'ambito del bando Valorizzazione dei patrimoni culturali del 2016, con il cofinanziamento dell'ente gestione dei Sacri Monti, destinato alla messa in sicurezza della struttura della Cappella 12. L'Associazione Teatro e Società condurrà attività di animazione alternando momenti di approfondimento a laboratori e attività teatrali per far crescere competenze in ambito espressivo e per rafforzare le sinergie tra le varie realtà del territorio. Da febbraio sarà attivato un corso di teatro gratuito, aperto a principianti e non, diretto da Claudio Montagna, responsabile artistico per l'Associazione Teatro e Società, a cui si affiancherà un corso di formazione per animatori teatrali, rivolto a studenti e giovani. Tutta l'attività sarà finalizzata alla manifestazione del 1-2-3 luglio 2017, evento conclusivo e occasione per valorizzare i risultati del restauro della Cappella 12. Comporta un anno di lavoro con le scuole e con il territorio. Quello che conta è l'anno di lavoro, però si arriverà a dei risultati. Uno sono 3 notti, diciamo 3 sere a Belmonte, dove il territorio del Sacro Monte verrà animato sia da noi, dai nostri professionisti, sia dalla gente del territorio con le loro modalità, caratteristiche, le loro arti, la loro cultura, il loro artigianato, in modo che il Sacro Monte sia riscoperto dal resto del mondo. Infatti il progetto si intitola Un Sacro Monte aperto al mondo, attraverso ciò che le persone del territorio vorranno mostrare attraverso le loro performance. Grande attenzione verso il mondo della scuola con l'avvio di una serie di attività formative per gli insegnanti della scuola dell'infanzia, primaria, di primo e secondo grado. Poi c'è un progetto che passa attraverso un progetto offerto alle scuole sia le scuole dell'obbligo, sia le scuole superiori, che passa attraverso il lavoro degli insegnanti ai quali noi offriremo una formazione di strumenti specifici affinché loro possano utilizzare se vogliono questi strumenti per lavorare con i bambini e con i ragazzi, e anche indirettamente con le famiglie per sollecitare l'attenzione di tutto il territorio al Sacro Monte, perché è proprio attraverso questa attenzione che si arriva poi al risultato di un'apertura del Sacro Monte al mondo. Ma il lavoro con le scuole invece terminerà con una giornata di festa l'1 giugno. Gli insegnanti che desiderano partecipare a questi corsi formativi hanno tempo fino al 18 ottobre per iscriversi, inviando un'email a scuola@teatrosocieta.it. Di gestione dei Sacri Monti del Piemonte, questa iniziativa oggi presentata a Valperga ha una grande rilevanza perché noi confidiamo che ci permetta di riallacciare quel rapporto che storicamente esiste fra la popolazione locale e il sito del Sacro Monte, così ricco di storie, di culture, di tradizioni talvolta appannate nel corso dei tempi. Il progetto durerà un anno e per noi ha una grande valenza simbolica e speriamo che possa essere sicuramente di grandi risultati e che noi potremmo replicare anche negli altri Sacri Monti per riattivare quel processo di riconoscimento dei siti così importanti al fine della propria tutela. La presentazione al pubblico del progetto si terrà venerdì 14 ottobre alle ore 21 a Cornier, nell'ex chiesa della Santissima Trinità.